L'arte del saper vivere consiste nell'avere gli occhi di chi ne ha passate tante e il sorriso di chi le ha superate tutte. Buongiorno, svegliati avvocatura. Hai qualcosa da dire? Contattaci 331-309-7852. E buongiorno, svegliati avvocatura, da Angelo Marzo da Vicenza. Saluto ad Adele in regia e con me in conduzione Milena Miranda da Napoli. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Angelo, che puntata ci hai preparato oggi? E oggi una puntata particolare, scherzo, nel senso che sono sempre particolari le nostre puntate. Bravo. Ma oggi parleremo di antiriciclaggio e lo faremo col Consiglio Nazionale Forense, con un componente del Consiglio Nazionale Forense, con la collega Secchieri. E poi parleremo di... E di che cosa parleremo? Sai di che 492 bis. Volevo vedere se eri preparata. Ero preparata, bravo. E soprattutto perché... anche perché oggi, ricordiamolo, per tanti ragazzi è il primo giorno... No, ma soprattutto perché gli esami di maturità, e facciamo un grandissimo in bocca al lupo a tutti questi ragazzi, spesso figli di nostri colleghi, che oggi passano, è come passare, no? Il guado di un fiume. È comunque una bellissima esperienza. Oggi sicuramente tanta ansia, ma anche tante belle cose. Noi ci auguriamo che vada bene alla stragrande maggioranza dei ragazzi, sicuramente. Ma io ti ho detto questo perché volevo che tu pronunciassi poi con chi parleremo del 492 bis, perché non riesco mai a dirlo. Sì, perché ha questo cognome che per te è così complicato, metti la E al posto della I. No, è l'ufficiale giudiziario Agnello Di Blasio, che peraltro sta seguendo un progetto pilota, e il progetto pilota in tutta Italia è proprio fatto presso l'ufficio dell'UNEP di Napoli, ed è seguito da un team guidato appunto da Agnello Di Blasio. Poi abbiamo invece sul decreto Gelli Domenico Monterisi, che ha ascoltato il collega Michele Laforgia e il presidente Alfonso Pappalardo. Continueremo con la diretta e live con Maria Giovanna Ruo, che ci parlerà di famiglia e di quant'altro, di ricorsi eccetera. E poi concluderemo con la pillola di Pietro Elia di ADR, stabilizzazione della mediazione. A te Adel per la regia. Siamo in diretta sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradioyouslow.it. Vendere e acquistare immobili e mobili all'asta non è mai stato così facile. Astalegale.net SPA è società leader in Italia nel settore della pubblicità legale, nella informatizzazione delle procedure esecutive concorsuali, nella gestione delle gare telematiche, mobiliari e immobiliari. Sei un professionista, un delegato alla vendita, un custode giudiziario, un curatore fallimentare o il legale fiduciario del creditore? Cosa aspetti a vendere subito online? Astalegale.net è al tuo servizio. www.spazioaste.it, il sito per le vendite telematiche di Astalegale.net SPA. Uslo Web Radio si ascolta anche tramite telefono. Come?
con la nuovissima applicazione Uslo Web Radio, che puoi scaricare dall'App Store e da Google Play. Con la nuova app di Uslo Web Radio c'è un nuovo modo di ascoltare la radio degli avvocati. Naviga tra le nostre pagine tematiche e approfondisci le materie che ti interessano di più. Puoi ascoltare, riascoltare, approfondire i temi della giustizia, cercare i contenuti e salvarli. La formazione professionale diventa smart. Avevi già scaricato l'applicazione? Per i dispositivi Apple fai l'aggiornamento. Per quelli Android devi cercare nello store la nuova app Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati. Da colleghi a colleghi, da oggi in tutti gli smartphone. www.webradiouslo.it www.webradiouslo.it. E alle 7:20 di mercoledì 21 giugno, peraltro San Luigi, quindi facciamo gli auguri a tutti Luigi e le Luise che oggi festeggiano, mandiamo la nostra prima intervista, il primo approfondimento curato da Pierluigi Serra, con un'intervista alla collega Carla Secchieri, consigliere del CNF, in merito a considerazioni e a commento sull'emanata normativa antiriciclaggio, intervista che precisiamo è stata curata e fatta appunto dal collega Serra prima dell'uscita in Gazzetta Ufficiale di tale normativa. Sentiamola. In linea con noi su Uslo Web Radio la consigliera del CNF Carla Secchieri. Ciao Carla, buongiorno. Ciao Pierluigi, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi. Ti chiamo perché tu sei la coordinatrice della commissione antiriciclaggio insediata in seno al CNF, e la settimana scorsa si è tenuto a Roma un convegno organizzato, se non erro, dal Consiglio dell'Ordine del Notariato sull'antiriciclaggio. Ci vuoi dire, ma appunto, da chi era organizzato e che cosa è emerso nell'ambito di questo convegno? Sì, il convegno è stato organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato in vista, veramente si pensava che fosse già stato pubblicato il nuovo decreto legislativo sull'antiriciclaggio in attuazione della quarta direttiva europea, appunto, proprio sull'antiriciclaggio. In realtà il testo definitivo, o meglio pubblico, ad oggi non ce l'abbiamo, quindi è stato un convegno di studi sulla speranza, o meglio su un testo che non è un testo ufficiale, ma insomma dovrebbe essere quantomeno sufficientemente consolidato. Il fatto è che poi abbiamo avuto delle sorprese, come probabilmente tu ricordi, tra testo diffuso e testo poi in altre materie. Come spesso accade, sì. E quindi in realtà qualche margine di speranza ancora lo nutrivamo, però credo che questo ci sia stato in un qualche modo, cioè ci sia stato confermato il testo, salvo qualche una piccola dimenticanza che era stata fatta, ma quello sarà il resto, sì, quello sarà, tant'è che hanno già parlato di decreti correttivi, per dirti. Ah, ecco. Questo, infatti, io ho davanti un articolo del Sole 24 Ore di sabato 10 maggio, a pagina 12, che si fa un po' un resoconto, e questo non viene fuori, però emerge tante criticità, a partire dal Consiglio d'Ordine del Notariato, che dice che non sono state ascoltate le indicazioni dei professionisti. Dimmi. Dire che noi abbiamo deciso di lavorare tutte e tre le professioni insieme, sì, in una materia che ci coinvolge direttamente. Quindi notariato, avvocatura e commercialisti. Commercialisti e avvocati hanno deciso di fare un tavolo comune per proporre delle modifiche comuni, ovviamente poi tenete conto anche delle specificità, per cui per i notai c'erano delle proposte che erano specifiche per i notai, così come per noi avvocati e per i commercialisti, ma le proposte sono uscite con un documento unitario che noi abbiamo presentato da prima al Ministero, e poi una volta avuto il testo che è stato mandato alle Camere, la bozza quindi di testo per il parere delle Camere, siamo state audite alla Camera e al Senato con richieste di emendamenti oppure suggerimenti, meglio, perché si trattava di un parere. Queste proposte sono state recepite
in grandissima parte dal legislatore, diciamo non dal legislatore perché in realtà sono le Camere in sede consultiva. Però poi il governo nella bozza di testo definitivo che abbiamo ne ha recepite solo una parte. Nel convegno hanno dichiarato che potevano fare diversamente perché c'erano i limiti imposti dalla legge delega, tu sai che la legge comunitaria poi deve essere è approvata tramite legge delega dal nostro dall'Italia, insomma il nostro legislatore ha scelto questa strada, quindi non un'applicazione diretta, quindi il legislativo, il decreto legislativo ha i limiti, incontra i limiti e della direttiva come legislazione sovraordinata e della legge delega come legislazione nazionale. Per cui quello che ho detto io è: abbiamo questo, già ci riesce difficile da digerire. Vi avete messo una serie di obblighi formali molto vaghi, perché la legislazione è molto vaga, perché io ho fatto l'esempio del documenti utili alle indagini, sì. È un termine che potrà essere riempito solo in sede di indagini, no? Una volta fatte le indagini potranno dirci quali documenti avremmo dovuto conservare per l'utilità. Che quindi il professionista non riesce a sapere in anticipo, a individuare anticipo che cosa può essere utile. Ci saranno poi delle cose, poi nel corso del convegno appunto ci hanno detto che confidano molto nel ruolo degli organismi di autoregolamentazione, gli ordini sono definiti così, gli ordini nazionali e territoriali, organismi di autoregolamentazione dei professionisti, che dovranno poi, hanno per legge l'obbligo di predisporre delle regole tecniche, linee guida, però sono definite regole tecniche, per stabilire appunto i confini entro i quali il professionista poi deve operare, anche appunto tenendo conto delle dimensioni. Tieni presente che è una legislazione che si rivolge indifferentemente allo studio unipersonale, ai grossi studi, alle banche e agli istituti di credito, alle assicurazioni, quindi come se le dimensioni organizzative fossero le stesse e gli strumenti a disposizione fossero gli stessi. In effetti poi c'è stato riconosciuto il fatto che noi non abbiamo accesso alle banche dati, non abbiamo quelli a disposizione per dire della Guardia di Finanza eccetera, e quindi ci dicono vi guarderemo con un occhio un po' più favorevole, però sai… Però le disposizioni legislative quelle rimangono, ovviamente. Perché? Noi dovremmo verificare l'origine del patrimonio del nostro cliente, cioè, è abbastanza impensabile. Infatti penso allegato all'articolo c'è una tabella in cui risulta che le segnalazioni per lo più provengono dal notaio, del consiglio notariato, e penso che questo sia uno dei motivi perché gli avvocati ne fanno molto poche. No, ma in realtà perché c'è l'esenzione per tutto quello che riguarda l'attività giudiziaria. Allora noi dobbiamo distinguere gli obblighi in due categorie, secondo me, cioè ci sono degli obblighi che sono quelli di identificazione, di adeguata verifica e di conservazione, che sono la conservazione nuova, il vecchio registro antiriciclaggio che è stato però abolito, per cui non dovrebbe essere sanzionata l'assenza del registro, che sono obblighi formali, che restano all'interno dello studio. Se all'esito dell'adeguata verifica tu hai la sensazione che l'operazione sia sospetta, e che rientri appunto nella categoria delle operazioni che possono essere oggetto dell'antiriciclaggio, perché ovviamente non tutte sono oggetto di antiriciclaggio della normativa, in quel momento tu dovresti fare la segnalazione di obbligazione sospetta e astenerti dal compiere l'operazione, la prestazione professionale. Sì. E quindi è questo il lavoro che va all'esterno, però per l'attività giudiziaria, quindi tutto quello che va in giudizio, tutto quello che è consulenza volta a verificare l'opportunità o meno di andare in giudizio, sono tutti esenti dalla segnalazione dell'obbligazione sospetta, dall'obbligo di segnalare l'operazione sospetta. Perfetto. Per cui rimane anche la differenza. Alla fine il campo di applicazione è abbastanza ristretto. Assolutamente sì, ma assolutamente sì, si spiega la differenza dei numeri.
sì, non solo, tieni presente che con la vecchia circolare, noi abbiamo cercato una con una vecchia circolare, poi l'interpretazione costante era che laddove c'era esenzione dalla segnalazione, dall'obbligo di segnalare, c'era esenzione anche dal compimento delle altre attività, quindi di identificazione e di registrazione. Adesso pare non essere più così, questo vedremo l'applicabilità di questa cosa, perché sennò cioè, parrebbe che anche per un decreto aggiuntivo superiore ai 15.000 euro si debba identificare il cliente, cosa peraltro che è già nel nostro codice deontologico, perché il nostro codice deontologico dal 2004 prevede l'obbligo di identificare il cliente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi devo dire che c'è stato un approccio di ferma opposizione da parte dell'avvocatura a suo tempo, tu sei troppo giovane per ricordarlo, ma quando si è cominciato a parlare di antiriciclaggio ci siamo proprio incentrati sulla violazione del segreto professionale, come è giusto che sia, e su tutti gli obblighi formali che peraltro ci sono già. Che erano già per la nostra legge, insomma, l'obbligo di compiere operazioni, di far eseguire la nostra prestazione in operazioni che sappiamo che abbiano uno scopo illecito, è già nel nostro DNA anche questo, no? Assolutamente sì. Bene, Carla, ti ringrazio per il momento, speriamo allora di leggere presto il testo del decreto legislativo e lo commenteremo nuovamente. Lo commenteremo magari articolo per articolo. Certo, infatti. No. Grazie, un caro saluto, a presto. A te e a tutti, ciao. Ciao. L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo, da quasi 40 anni, lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova, chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. E adesso ascoltiamo una interessante intervista che Milena Miranda ha effettuato con l'ufficiale giudiziario di Napoli, Agnello Di Blasio, e spero di aver detto correttamente, sul 492 bis. Siamo con Agnello Di Blasio, responsabile informatico dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli. Nello, noi ti seguiamo ormai da un po' di tempo come Uslo, perché in realtà possiamo dire che questa UNEP può diventare un modello. Che cosa è accaduto negli ultimi giorni e perché si sta parlando tanto finalmente di nuovo dell'attuazione del 492 del codice di procedura, 492 bis codice di procedura civile? Allora, innanzitutto grazie per i complimenti, è sempre un piacere collaborare con voi e rendere poi gli avvocati, a metterli a conoscenza di tutte le novità che ci circondano. Tra queste effettivamente ce n'è una tanto sperata che quasi avevamo dimenticato. Nei giorni scorsi infatti, grazie all'intervento del dirigente del CISE di Napoli, che ringrazio pubblicamente, l'ingegner Giovanni Malesci, con la collaborazione chiaramente della DGC al Ministero della Giustizia, è stata istituita la commissione di collaudo nazionale per l'istituzione del famoso registro modello ricerca dei beni, ex articolo 492 bis. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che finalmente questo registro è stato realizzato, sviluppato, e la commissione che è stata istituita, tra cui fa parte appunto del sottoscritto, doveva fare questi test di collaudo richiesti al Ministero e sono stati fatti appunto nelle giornate dell'8 e del 9 giugno con la commissione presieduta dall'ingegnere Bovenzi, alla presenza dei tecnici, degli ingegneri
appunto informatici del Ministero, e in questi due giorni praticamente abbiamo verificato dal punto di vista tecnico ed informatico se c'erano problemi o altro. Quando dovrebbe partire tutto questo? E poi io so che il 15 giugno deve invece è previsto che parta altro, cioè tu ci devi assolutamente aggiornare, anche perché noi riteniamo che su altri fori, se prendessero ad esempio, no, le cosiddette best practices, probabilmente tutto potrebbe funzionare a regime e meglio. Confermi che ci sono anche altre novità, e poi questa quando dovrebbe andare in vigore? Allora, per concludere il discorso del 492 bis, posso dirti che verso fine mese ci sarà un incontro presso il Ministero, chiaramente, dove si andrà a verificare l'altro step, quello poi successivo chiaramente all'aspetto informatico che abbiamo concluso dei registri, il passaggio definitivo su come operare l'interrogazione dal punto di vista telematico sulle banche dati, e questo chiaramente deve essere un input che verrà fuori direttamente da come la DGSIA deciderà di farci accedere, o con credenziali legati all'utenza GSU, oppure in altro modo sulle banche dati che il Ministero metterà a disposizione. Questo è un fatto che è in via di sviluppo. Sicuramente i tempi si sono accorciati molto. Napoli sarà sicuramente progetto pilota, come già detto dall'ingegnere del dirigente del CISIA, e quindi ci auguriamo che subito dopo l'estate finalmente ci sia lo start-up di inizio su questa attività. Chiaramente vi terremo aggiornati. La cosa a cui facevi riferimento prima, invece, l'altra novità è questa del 15 giugno, dove, come già detto in precedenza, partirà la restituzione degli atti ex articolo 139, 140 e 660 per gli avvocati direttamente in piazza Coperta. Non dovranno più recarsi giù di due piani come fanno tuttora, ma troveranno lo sportello a fianco alla restituzione degli atti di notifica. Quindi siamo arrivati a quello che in realtà avevamo già annunciato quasi due mesi fa. Sì, in effetti abbiamo cercato di realizzare una serie di attività che potessero concentrare in un unico luogo, in questo caso Piazza Coperta, tutte le attività che l'avvocato solitamente svolge presso l'UNEP, e quindi evitare che possa spostarsi di continuo, fare piani a destra e a sinistra, e quindi concentrare tutto in un unico punto. A breve, e qui poi ti saluto, a breve, questione di giorni, probabilmente già la settimana prossima, partirà il famoso Elimina Code. Al limite per il prossimo faremo un'altra puntata, perché ti spiegherò come funziona, e lì sarà veramente una ciliegina sulla torta. Step by step, e grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Vendere e acquistare immobili e mobili all'asta non è mai stato così facile. Astalegale.net SPA è società leader in Italia nel settore della pubblicità legale, nella informatizzazione delle procedure esecutive concorsuali, nella gestione delle gare telematiche, mobiliari e immobiliari. Sei un professionista, un delegato alla vendita, un custode giudiziario, un curatore fallimentare o il legale fiduciario del creditore? Cosa aspetti a vendere subito online? Astalegale.net è al tuo servizio. www.spazioaste.it, il sito per le vendite telematiche di Astalegale.net SPA. Uslo Web Radio. www.webradiouslo.it. webradiouslo.it. 7:38, e adesso passiamo a un altro argomento molto molto interessante. Ricordiamo che dal 1 aprile è entrata in vigore la legge 8 marzo 2017 numero 24, che è appunto la legge Gelli. Abbiamo adesso un'intervista curata da Domenico Monterisi al presidente Alfonso Pappalardo proprio sul decreto Gelli. Microfoni di Uslow Web Radio, il presidente Alfonso Pappalardo. Presidente Pappalardo, allora, oggi abbiamo parlato di responsabilità sanitaria alla luce della nuova legge Gelli Bianco. Lei si è occupato dei profili civilistici. Le novità più importanti quali sono? Un chiarimento su definitivo sulla natura extracontrattuale della responsabilità del medico strutturato. Una novità
attiene alla condizione di procedibilità, quindi accertamento tecnico preventivo, mediazione senza la quale non si può iniziare il giudizio. Altre novità sull'obbligo di assicurazione, finalmente precisato in termini categorici. Sul solco della legge Balduzzi, un contenimento alla misura del risarcimento. All'inizio della sua relazione ha dato un voto di striminzita sufficienza, poi evidenziando qualche aporia della legge ha ridimensionato quel suo voto iniziale. Qual è poi alla fine di questa chiacchierata il suo giudizio? Quindi, per ciò che riguarda gli aspetti civilistici, chiaramente c'è sempre un po' di polemica per fare audience anche, diciamo, però vedo molte difficoltà pratiche e volevo replicare alcune cose dell'avvocato dello Stato, perché mi sono sembrate analisi un po' troppo ottimistiche su come sarà difficile gestire il processo. Un processo che vedrà più parti con forme di garanzia, con forme di responsabilità diverse, con anche chiamate in garanzia con titoli di responsabilità diversi. È chiaro che il danneggiato non viene pregiudicato, perché ha sempre un soggetto responsabile, che è la struttura, sulla quale potrebbe limitarsi ad agire nei confronti della struttura, nei confronti dell'assicurazione via diretta. Il problema sarà nel caso di processo a più parti, sarà veramente istruire questo processo, certo. Atteso che ne dica alcune interpretazioni di recenti sentenze della Cassazione, il presupposto di responsabilità contrattuale e quella di responsabilità extracontrattuale possono non del tutto coincidere dal punto di vista probatorio. Dal punto di vista processuale introduciamo, se ho capito bene, un ulteriore rito, invece di la diversificazione, anzi la semplificazione dei riti si scontra con la realtà, perché oggi avremo un rito ulteriormente nuovo. Sì, avremo un rito, diciamo, i riti rimangono quelli sempre della legge del 2011 sulla, possiamo fare il rito sommario di condizione, quello ordinario. Il problema però è che abbiamo istituito questa condizione di procedibilità con un sistema, anche con un obbligo di presenziare personalmente a questo mezzo di istruzione preventiva, che vedo anche quello complicato attuarlo, probabilmente anche con una serie di chiamate in causa infinita. Tra l'altro anche quello sarà difficile, trovare dei professionisti che vogliono fare, atteso quali sono i compensi per le consulenze mediche, che vogliono fare due professionisti quasi sempre fuori circondario quando convenute su un ASL, due professionisti che vogliono fare la perizia e che la debbano fare in tempi brevi, quindi basterà un paio di rinunce perché poi di fatto la TP non si possa fare e si procederà a giudizio senza poter aver fatto il mezzo di istruzione preventiva, che a quel punto non ha più efficacia deflattiva e la condizione di procedibilità sarà comunque attuata nel momento in cui io senza colpa non sono riuscito ad avere l'accertamento, e quindi questo accertamento poi verrà demandato nel giudizio di merito. Ringraziamo il Presidente del Tribunale di Brindisi, grazie. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare. Perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. E alle 7.43, sempre in merito alla legge Gelli, la legge numero 24 del 2017, che ha un po' rivoluzionato la responsabilità medica, sentiamo Domenico Monterisi che ha intervistato l'avvocato Michele Laforgia. Slow Web Radio, l'avvocato Michele Laforgia, a margine del convegno appena svoltosi a Trani sulla nuova responsabilità medica. Allora, legge Gelli Bianco, prevalgono le luci o le ombre? Dal punto di vista dei medici sicuramente le ombre, posto che la Cassazione ha già detto che è una disciplina meno favorevole rispetto alla
previgente decreto Balduzzi. Per gli avvocati e i giudici una complicazione in più, perché secondo la prima interpretazione almeno la nuova legge ci consegna una disciplina che in parte mantiene la disciplina originaria, cioè quella del codice penale, in altra parte consente l'applicazione della legge Balduzzi fino ai fatti avvenuti fino al 31 marzo 2017 e solo per i fatti successivi applica a determinate condizioni una terza disciplina, insomma una complicazione anche dell'interpretazione dell'ambiente temporale. Non c'è dubbio, comunque avremo da scegliere quale sarà la disciplina e come verrà applicata, anche perché il discorso delle linee guida non è ancora affatto chiaro né nella giurisprudenza e secondo me neanche per il Ministero della Salute. Appunto, le linee guida quando saranno pronte? Riusciranno a risolvere i problemi? Doveva essere fatto un decreto entro 120 giorni attuativo, di questo decreto finora non c'è traccia, ma immagino che terribile lavoro attende gli esperti del Ministero, che dovranno validare e pubblicare delle linee guida che, se dovranno avere la forma di regole cautelari, dovrebbero essere prescrittive, e questo, come tutti sappiamo, in medicina è più un'utopia che non la realtà. E appunto nella sua bellissima relazione ha accennato al rischio che domani si arrivi al robot medico. Sì, al robot medico come ai robot avvocati, come ai robot giudici, cioè quelli che si limitano ad applicare l'esistente, cioè le regole codificate. Ma in realtà la medicina, come la giurisprudenza, avanza per errori e per trasgressioni. Se noi le vietiamo, ci stiamo sostanzialmente adeguando al conformismo, e questo non credo sia un passo in avanti. Molto grazie, arrivederci. Grazie a voi. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouflow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Ed ora la nostra pillola di ADR, curata da Pietro Elia, sulla stabilizzazione della mediazione. Un buongiorno a tutti da Pietro Elia per la consueta pillola ADR del mercoledì. Oggi parleremo del recentissimo provvedimento legislativo che ha posto fine al periodo sperimentale della condizione procedurale della mediazione e l'ha resa stabile. Quindi a partire dal 2018 tale condizione è stata quindi stabilizzata ed è previsto, a seguito di questa stabilizzazione, un obbligo di rendicontazione da parte del Ministero della Giustizia, che ogni anno farà il punto sulla situazione sotto il profilo dei dati statistici. Questo provvedimento rappresenta sicuramente il riconoscimento di un lavoro portato avanti dagli operatori del settore, ovviamente quelli seri, che veramente ci hanno creduto, che si sono applicati con tanta fatica e professionalità, prendendo le distanze da chi si è inserito in questo contesto con molta improvvisazione e che non ha certo giovato a chi ha operato con impegno. Però questo è il risultato sicuramente anche della magistratura, che ha creduto in questo istituto e che si è dimostrata sensibile e responsabile, e che nell'ultimo triennio ha dato una spinta significativa alla corretta diffusione dell'istituto e della mediazione, facendo acquisire quella consapevolezza che il tentativo di mediazione è un'opportunità e non un obbligo formale a cui adempiere, per poi andare a occupare, quindi non poche volte inopportunamente, lo spazio della giurisdizione. Quindi anche una forma di rispetto della giurisdizione ordinaria stessa. È chiaro che a questo punto bisognerà implementare questa professionalità, bisognerà dare ovviamente priorità alla formazione di qualità, e quindi chiaramente ciò non sarà facile, ma le idee chiare degli addetti ai lavori sul punto ci sono. Di ostacoli ce ne sono stati tanti, ce ne saranno tanti, ma sicuramente raggiungere un obiettivo di questo profilo vuol dire anche affermare una battaglia di civiltà giuridica, affinché nel terzo millennio ci possa essere un'idea differente di giustizia, una giustizia del XXI secolo, sicuramente più moderna, più rapida e quindi al passo con i tempi. Grazie a tutti e arrivederci a mercoledì prossimo.
Uslo Web Radio presenta Aspetti giuridici delle web radio. La radio si evolve e transita dalle frequenze al web. Aspetti giuridici delle web radio è il primo manuale sulle web radio, scritto da Valentina Carollo, edizioni Uslo Web Radio. Acquista l'ebook a soli 4,99€. Cercalo su Amazon o su qualsiasi store. Con un click sarà disponibile sul tuo dispositivo. Con il tuo acquisto contribuirai a far crescere Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura. Da colleghi a colleghi. Uslo Web Radio trasmette i tuoi eventi in diretta. Contattaci webradio@uslo.it. E con questo, probabilmente perché abbiamo tentato di chiamare Maria Giovanna Ruo per il live famiglia, ma purtroppo per ragioni tecniche non risulta raggiungibile. Saluto tutti i radioascoltatori. E Milena, ci sono puntate per questa sera, nei prossimi giorni? Saluto Adel, la regia. Sì, rimanete comunque in contatto con noi, sicuramente domani di nuovo Svegliati Avvocatura. Io peraltro volevo salutare tutti con una frase di Albert Einstein: 100 volte al giorno, ogni giorno, io ricordo a me stesso che la mia vita, interiore ed esteriore, dipende dal lavoro di altre donne e di altri uomini, viventi o morti, e che io devo sforzarmi per dare nella stessa misura in cui ho ricevuto e continuo a ricevere. E buona giornata a tutti! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.